Ehi tu. Sì, proprio tu. E chi se no, quello dietro? Sappi che ti vedo. Io ti posso vedere. Ti osservo per tutto il giorno, tutti i giorni. Ti guardo mentre mangi. Ti guardo mentre dormi. Ti guardo mentre vai in bagno. Non mi credi? Guarda che ho le prove. Sì, ho le prove. Vuoi le prove che dimostrano che tutto quello che sto dicendo sia vero? Le vuoi sul serio? Vuoi queste prove? Le vuoi? Le avrai. Ciao a tutti e bentornati a questa nuovissima puntata della rubrica Ma ti ammazzo se non EFSI, una rubrica che concentrerà il battle in competitivo per i Pokémon di quinta generazione. Da questa stagione ho deciso di non fare solo Pokémon di quinta generazione, come nell'altra stagione, mi pare di aver analizzato solo Nidoking, infatti, di altre generazioni, ma farò un 50-50, cioè un po' Pokémon di quinta generazione e un po' Pokémon di altre generazioni. Oggi sarà la prima puntata in cui vi porterò un Pokémon di una generazione estranea alla quinta, più precisamente la prima. Vi porterò un Pokémon di prima generazione con l'abilità nascosta e che grazie a questa abilità nascosta ha fatto un grande progresso nel sistema delle tier. Ecco, fate le vostre supposizioni e andiamo subito a vedere il Pokémon di oggi. Bruce, la nostra controparte nel gioco, o meglio la mia, ci farà vedere il Pokémon di oggi. Allora, Pokémon di prima generazione con l'abilità del Dream World, ripetuto 10.000 volte. Adesso andiamo a vedere chi esso sia. Allora, no, PC di Miko. Sposta Pokémon. Allora, scusate, ho sbagliato box, quel Pokémon non era nemmeno fissato. Allora, il Pokémon della volta scorsa era Excadrill e il Pokémon di oggi è... Espeon, il Pokémon di... Cavoli, è vero, è di seconda generazione. Non è di prima, Eevee è di prima generazione. Vabbè, comunque il Pokémon è questo. Scusate per immadornare errori, ma me ne rendo conto solo adesso. Vabbè, comunque il Pokémon di oggi... Il Pokémon di oggi è Espeon, una delle tante evoluzioni, cioè le evoluzioni di Eevee. In particolar modo questa è la sua evoluzione di tipo psico. Eccolo qua, Espeon, un Pokémon monotipo di tipo psico. Allora, bene, per renderci conto del potenziale di questo Pokémon andiamo subito a vedere le statistiche base che appariranno adesso. Eccole. Allora, come possiamo vedere abbiamo PS e attacco a pari livello 65, abbastanza bassi, soprattutto i PS avrebbero fatto comodo un po' più alti. Dell'attacco ovviamente non ce ne frega niente, perché poi ve lo dirò, però i PS sono abbastanza bassi. Poi abbiamo difesa pari a 60, bassissima, cioè basterebbe un attacco abbastanza mediocre a metterlo KO in un colpo, quindi bisogna veramente stare attenti. Poi, per fortuna, cominciamo a vedere qualche statistica un po' più alta. Attacco speciale, 130, abbastanza alto, e anche qui potrebbe fare molti danni con attacco speciale. Difesa speciale 95, è abbastanza buona, quindi penso possa sopravvivere a dei colpi speciali. E una velocità pari a 110, quindi anche un Pokémon molto veloce. Il totale delle statistiche è 525, che non è affatto male come totale statistiche base. Ecco, e dopo aver visto le statistiche base, andiamo subito a vedere la natura con cui vi porterò questo Espeon con abilità del Dream World. Allora, la natura con cui vi porto questo Espeon sarà la natura, come potete vedere, timida. Cioè, la natura che aumenta la velocità a discapito dell'attacco. Perché, come abbiamo visto prima, è molto veloce, l'attacco non ci serve, quindi ho pensato di renderlo ancora più veloce, poi vi spiegherò perché, perché diciamo che la natura timida per questo moveset è obbligatoria, ecco. E che, appunto, favorisce la velocità a discapito dell'attacco che non ci serve. E questo per quanto riguarda la natura di Espeon. Ora andiamo a vedere il moveset. Il moveset di Espeon
Eccoci qua al moveset. Allora, come potete vedere già dalle prime due mosse, si capisce in maniera molto evidente quale sia la strategia di questo Epsilon. Spero che vado a mostrarvi. Allora, le prime due mosse sono riflesso schermo luce. Quindi, ovviamente, questo Pokémon avrà il ruolo del dual screener, cioè il Pokémon che entra in campo, piazza i due schermi, appunto riflesso schermo luce, che ricordiamolo, dimezzano rispettivamente, cioè, sì, praticamente dimezzano rispettivamente i danni causati da mosse fisiche e mosse speciali. Entra in campo, li mette e poi si scambia magari con qualche sweeper per polverizzare, uccidere, squartare l'avversario. Ecco. Quindi, le mosse riflesso schermo luce. Vi consiglio di usarle in quest'ordine, cioè prima riflesso poi schermo luce, perché come abbiamo visto prima Espeon ha molta meno difesa che difesa speciale. La difesa è pari a 60, quella di base, e la difesa speciale 95, quindi è meglio proteggerlo subito dagli attacchi fisici con riflesso. E vorrei ricordarvi comunque che gli attacchi fisici sono, diciamo, quelli un po' più diffusi e quelli più, un po' più utilizzati, quindi sarebbe meglio sempre metterlo per primo, riflesso, ecco, e poi schermo luce. Allora, poi, per gli altri due attacchi, diciamo che purtroppo non avrete molta scelta, perché Espeon ha un moveset abbastanza squallido, nel senso, sembra molto potente di statistiche base, però poi andate a vedere il moveset e è veramente uno schifo. Io ho messo Psycho Shock, che è quell'attacco introdotto nuovo in quinta generazione, che praticamente ha una potenza di 80, una precisione di 100 e causa danno pur essendo un attacco speciale, calcolando la difesa avversaria, non la difesa speciale. Quindi diciamo che potete facilmente mettere in scacco l'avversario. Lui dice, allora vi metto un difensivo speciale, così almeno assorbo tutte le tue tecniche speciali del cazzo e non mi fa niente. E voi la mettete in quel posto con un bel Psycho Shock. Ovviamente nessuno vi vieta di utilizzare il più conosciuto psichico. Attacco speciale, potenza 90, precisione 100. In questo caso è un attacco speciale normale, quindi causerà danni considerando la difesa speciale avversaria. Questa è un po' la vostra scelta. Come ultima mossa io ho messo la mossa Entroforza, perché il mio Espeon, questo esemplare qui, ha un Entroforza fuoco con una potenza pari a 65. Praticamente corrisponde a, mettiamola così, a un rogo denti di tipo speciale con precisione 100. Il che non è affatto male, considerando che i Pokémon acciaio, che resistono la mossa Psycho Shock, sono deboli a fuoco. E comunque gli attacchi fuoco diciamo che sono abbastanza forti, diciamo, come tipo. Ecco, contro anche i Pokémon ghiaccio e erba può essere molto utile. Ok. Per questo il moveset praticamente è terminato. Dual screener, riflesso, schermo luce e due attacchi a scelta. Ah, una cosa. Se magari il vostro Espeon non ha un'introforza che vi piace, allora potete scegliere, diciamo, tra le altre mosse, chiamiamole decenti, che possiede. Allora, la classica palla ombra, attacco di tipo spettro, di tipo speciale, di categoria speciale, potenza 80, precisione 100, oppure ecco, l'acerboso, se volete, contro i Pokémon roccia, terra e acqua. Ecco, che di solito sono abbastanza grossi e pesanti, quindi potreste fargli molti danni. Oppure, se volete, potete andare un po' controcorrente e dargli la mossa Mattindoro. Una mossa simile a ripresa, che in condizioni di luce solare intensa recupera tutti quanti gli HP. Ecco. Potete andare un po' controcorrente, magari mettendo una mossa di recupero. Vedete voi. Soprattutto dovete considerare bene anche il team che avete alle spalle per scegliere queste mosse. Io ho messo Psycho Shock e Introforza perché diciamo che sono le due che... Introforza Fuoco, ricordo. Sono le due che vanno un po' meglio. Ecco. Andiamo subito a vedere, dopo il moveset, qualche nuova informazione su il nostro amato Espeon. Bene, e dopo un moveset cosa viene? L'abilità. Allora, vi ho già anticipato, già nella scorsa puntata, l'ho ripetuto più volte in questa, che ho scelto di portarvi un Espeon con l'abilità del Dream World. Più precisamente questo era l'Espeon evento, quello che davano, adesso non ricordo bene, però dovevi fare tipo un giochino sul sito Pokémon ufficiale e potevi avere l'opportunità di scaricare una delle evoluzioni, a seconda del risultato del gioco, dal Dream World. Io l'ho giocato tipo 1000 volte per arrivare a prendere Espeon e alla fine ce l'ho fatta.
Allora, l'abilità nascosta di Espeon. Allora, partiamo. L'abilità normale è sincronismo. Sincronismo in battaglia trasferisce gli status alterati all'avversario. Con una, vediamo se mi ricordo, con una percentuale praticamente, sì, del 100%. Cioè, quando la subite la passa all'avversario automaticamente. Mentre l'abilità del Dream World è una nuova abilità di quinta generazione, mi pare, esatto, sì, dal nome Magispecchio. Allora, Magispecchio, abilità introdotta alla quinta generazione. Allora, vi leggo la descrizione perché non è facile da capire, quindi ve la leggo così almeno capite bene. Magispecchio riflette al mittente molte mosse di stato, tra cui quelle che abbassano le statistiche, esclusa la mossa Memento, quelle che causano alterazioni di stato, le varianti di punte, quindi gli Entrazard, punte, le vitorocce, fiere punte, e mosse come provocazione e attaccalite. Queste, le mosse che Magispecchio è in grado di riflettere, sono esattamente le stesse mosse che può riflettere la mossa Magivelo. Inoltre, purtroppo non ha effetto questa abilità se il Pokémon avversario possiede le abilità varianti di rompiforma, quindi rompiforma stessa e poi le due Teravolt e Piroturbina. Inoltre si attiverà una sola volta per turno nelle lotte in doppio e a rotazione, quindi non è che siete proprio invulnerabili, eh? Cioè è molto bella come abilità ma non è perfetta, perché come ci insegna, diciamo, il gioco dei Pokémon, non esiste un Pokémon perfetto e quindi anche Espeon non fa eccezione, ovviamente. Allora, quindi potete riflettere solo una di queste alterazioni di stato per turno. È comunque molto utile, perché entrate in campo, danno di Gravitaroccia, praticamente lo riflettete sull'avversario. Per cui, guarda, è una figata, secondo me, questa abilità. Ecco. Beh, non c'è altro da dire sull'abilità. Andiamo adesso a vedere la distribuzione degli EVs e le statistiche finali del mio Espeon. Rieccoci sulla schermata di prima, ovviamente perché? Perché l'abilità è nella stessa schermata delle statistiche, se no per quale altro motivo? Allora, vediamo subito la distribuzione degli EVs di Espeon, che ho pensato di dare a un Espeon Dual Screener. Allora, 252 EVs in PS, in punti salute, perché deve cercare di durare in battaglia quel tanto che basta da mettere i due schermi, quindi dobbiamo allungare la sua vitalità per quanto possiamo. Poi 252 EVs in velocità, perché dobbiamo essere più veloci dell'avversario a settare appunto riflesso e schermo luce. I restanti 4 EVs che sono rimasti ho pensato bene di darli in difesa per aumentarla di un punto, ecco, non è molto ma è sempre meglio di niente, perché magari quel punto potrebbe lasciarvi con uno di vita e quindi magari poter decidere le sorti di una battaglia. Finché un Pokémon è ancora vivo può ammazzare, ricordatevelo, anche se ha uno di vita, Finché rimane in vita, finché rimane in campo, è pericoloso. Anche se ha uno di vita. E quindi ho pensato bene di metterlo in difesa, perché, come abbiamo visto diverse volte, la difesa è purtroppo la statistica più bassa di Espeon. Allora, vediamo un po' cosa comporta questa distribuzione di EVs nel mio Espeon, nella fattispecie. Allora, come potete vedere, abbiamo dei PS che superano i 300, anche abbastanza, cioè arriva a 327, quindi non è affatto male, come, scusate lo sputazzo sullo schermo. Quindi dicevo che non è affatto male come PS, per un Pokémon che ha un valore di base pari a 65, 327 non sono affatto male. Ah beh, l'attacco 139, ma poteva anche essere 1 e a me non me ne sarebbe fregato proprio un cazzo. Difesa 155 purtroppo è abbastanza bassa, ma abbiamo visto prima, difesa base 60, cosa pretendiamo? Abbiamo poi un attacco speciale di 291, vi ricordo che io non ho investito nessun EVS in attacco speciale, eppure diciamo che non raggiunge affatto dei valori bassi, avendo un 130 di base, senza EVS a me è arrivato a 291, quindi posso considerarmi anche abbastanza fortunato. Abbiamo in difesa speciale e superiamo i 200. Bene, abbiamo un valore abbastanza discreto, quasi buono, 206. Mentre in velocità siamo delle schegge, abbiamo 332, è un valore molto alto per la velocità. Quindi, molte volte, fortunatamente, riusciremo a settare gli schermi appena entriamo in battaglia. Ricordatevi sempre il riflesso prima di schermo luce, perché come potete vedere la difesa di questo Espeon, ciao,
questo cazzo di Pokémon è veramente scrausa, è veramente scarsa. Bene, dopo aver visto gli Evs, andiamo a vedere lo strumento, che penso che molti di voi abbiano già immaginato quale potrebbe essere. Come penso molti di voi avranno già potuto capire, lo strumento con cui io vi voglio portare questo Espeon è appunto Cretaluce. Per chi non lo sapesse, Cretaluce è uno strumento che prolunga la durata delle mosse riflesso e schermo luce, e mi pare anche salvaguardia, questo dovrei controllare, da 5 turni, che è la durata normale, a ben 8 turni. Anche se il Pokémon, che ne so, entra, fa riflesso, poi viene messo KO, il riflesso continuerà comunque per 8 turni, perché non richiede che il Pokémon che abbia usato la tecnica sia ancora vivo, diciamo, per far attivare l'effetto. Allora, diciamo che io è lo strumento che io vi potrei, volendo, obbligare a mettere, perché veramente in un dual screener è quasi d'obbligo la Cretaluce. Però mettiamo che voi volete, non lo volete per qualunque motivo, magari perché non so, credete che ci sia qualche strumento magari che potrebbe essere più utile, io posso dirvi che vabbè, andiamo su classico e volendo potremmo dargli avanzi per consentirgli una maggiore durata in battaglia. Io comunque ve lo sconsiglio perché diciamo che da quegli perché io ho provato a usare questo Espeon in battaglia e ho sempre visto che una volta che metteva il riflesso schermo luce, massimo resisteva tipo per uno o due turni, poi per forza di cose andava a KO, perché non è robustissimo come Pokémon. È molto veloce, però non è robusto. Quindi vi consiglio vivamente Cretaluce, perché almeno sarete coperti per 3 turni in più dalle barriere riflesso e schermo luce, il che non è poco, perché come vi ho già detto, dimezzano i danni delle mosse fisiche magiche, fisiche speciali che subite. Quindi veramente, secondo me, date Cretaluce, che sicuramente non sbagliate. Eccoci qua. Dunque, il Pokémon di oggi, come avete visto, è stato Espeon. Un Espeon molto speciale, perché è quello con l'abilità del Dreamworld. Come vi ho già detto, forse, era il Pokémon che si poteva scaricare grazie a un evento del Dreamworld. Cioè, bisognava tipo giocare a un minigioco del sito Pokémon ufficiale europeo e a seconda del risultato potevate sbloccare una delle diverse evoluzioni con l'abilità nascosta. Io l'ho fatto tante volte perché volevo Espeon, perché secondo me era quello che ci guadagnava di più da questo evento, perché tra tutte le abilità che hanno dato alle evoluzioni, quelle nascoste, sicuramente Magispecchio era la migliore. Come avete visto, quindi, grazie a questa abilità Espeon fa un salto di qualità enorme. Mi pare che dalla Tire Never Used della quarta generazione, secondo Smogon ovviamente, sto parlando della Tire secondo questo sito, è salito alla, mi pare addirittura alla Overused, grazie solamente all'introduzione di un'abilità, quindi un salto di qualità praticamente mastodontico, che offre, che apre molte prospettive a questo Pokémon, fortunatamente. Ogni tanto queste cose belle succedono, per cui chi è sempre stato innamorato di questo Pokémon finalmente potrà sfruttarlo nel battling competitivo anche per le battaglie più importanti, perché cioè riesce a tenere testa a molti più nemici grazie a Magispecchio. Ebbene, dunque io dichiaro finita la puntata anche di oggi. Ci daremo appuntamento tra una settimana, quando analizzeremo un Pokémon di quinta generazione stavolta, perché oggi c'è stato Pokémon non di quinta generazione, la volta prima c'è stato, quindi questa volta ritornerà per seguire l'alternanza. Sarà un Pokémon di tipo fuoco. Pokémon di tipo fuoco di quinta generazione. Vi lascio con questo dubbio, fate le vostre ipotesi, commentate, mettete mi piace e spero vi piaccia davvero il mio video. Alla prossima da Mattia Ammazzo. Ciao a tutti!